Mister, partita sofferta, ma sono forse le vittorie più belle queste. Indubbiamente, visto anche il risultato, visto come si era messa, sicuramente una vittoria dovuta, voluta, soprattutto perché in questa settimana abbiamo sofferto qualche situazione. In primis io ho dovuto abbandonare 4 giorni l'allenamento per essere operato, ma sostituto praticamente da Nadir, che voglio ringraziare perché ha fatto un grandissimo lavoro. Una partita complicata però, perché insomma il Granata si è presentato davvero in maniera compatta, dando poche opportunità. Nel primo tempo avete avuto un momento, però giusto un momento di una decina di minuti in cui siete riusciti a creare diverse opportunità, per il resto però insomma avete fatto un po' più di fatica rispetto al solito. Ma sicuramente sì, veniamo da 2 gare, quella con loro Confretta e questa, che per noi era temuta, l'abbiamo detto più volte. Non ci spaventano le prime della classe, ci spaventano magari adattarsi a quello che è il ritmo e il gioco degli avversari, che magari hanno qualche punto in meno, ma come abbiamo detto sempre, spesso vengono a Sant'Arcangelo per fare la partita, e per questo noi dobbiamo essere molto attenti, e lo abbiamo fatto in parte il primo tempo. Nel secondo tempo c'è stata la dimostrazione della grande squadra, ma soprattutto della grande famiglia che Sant'Arcangelo sta costruendo. Per quanto riguarda l'andamento del punteggio, sotto di un gol avete pareggiato, trovato il vantaggio, poi avete subito praticamente quando era quasi finita il gol del 2-2, e all'ultimo assalto è arrivato il gol partita del capitano. Ma sì, abbiamo già dato 6 minuti di recupero, abbiamo preso il pareggio, poi veramente non ci stavamo a dare questa dimostrazione davanti al nostro pubblico. Sappiamo fare meglio, vogliamo fare meglio, e questi 6 minuti di recupero ci hanno dato la possibilità di riportarci avanti, e con la voglia e la cattiveria che hanno questi ragazzi sia in difesa ma soprattutto anche in attacco, qualcosa viene fuori sempre da questi ragazzi, insomma. Recupero dovuto anche a un accenno di rissa, un momento insomma abbastanza spiacevole, diciamo, per quelli che sono anche poi i parametri dello Young Sant'Arcangelo, e anche la volontà comunque mostrare anche ai più giovani insomma che si può giocare a calcio senza anche ricorrere a gesti di violenza. Ma sai, sono quegli scontri che nel momento in cui 2 squadre si affrontano, si temono, e anche si rispettano, perché poi in campo effettivamente si sono rispettati. Nel frangente del momento insomma del pareggio, insomma, qualche parola è scappata. È chiaro che dobbiamo dare dimostrazione di essere più brillanti anche in queste situazioni, e accettare magari quelle che sono le, come dire, qualcuno che ti pizzica ogni tanto da dietro la schiena. Noi dobbiamo essere bravi anche in questo, perché a Sant'Arcangelo c'è molta gente, e questi ragazzini che vedono queste cose è bene che non ne vedano, ecco, per dare un insegnamento diverso, ecco, quello che Sant'Arcangelo comunque vuole fare, ecco. Non è colpa di nessuno, questo è il calcio. Bello comunque l'abbraccio finale tra i 2 mister. Ma sì, ma i 2 mister si devono rispettare, anche perché fondamentalmente cercano di portare il meglio nelle loro squadre sicuramente, e poi ci deve essere rispetto per chi vince, per chi perde, per chi pareggia, ma soprattutto per delle persone che poi alla fine, finiti i 90 minuti, devono essere amici come prima. E alla fine la decide il capitano, proprio all'ultimo assalto. Sì, è stata una partita veramente tosta. Siamo stati molto bravi a riprenderla ogni volta, perché dare in vantaggio, poi essere ripresi, riandare in vantaggio, essere ripresi all'ultimo minuto, e poi nei minuti proprio allo scadere riagguantarla, è stata una grande dimostrazione della squadra che non vuole mollare niente, vuole stare là davanti, e abbiamo dato una grande dimostrazione di forza. Raccontaci questo gol. Ah, la squadra, adesso faccio fatica perché delle sensazioni incredibili, e la squadra si vedeva, voleva questi 3 punti da inizio settimana, e abbiamo messo una palla in mezzo, siamo stati bravi a fare una serie di blocchi, me la sono ritrovata lì, e lo volevo dedicare tanto all'amorosa che domani festeggia il compleanno, quindi in primis per lei che mi è stata vicino anche per l'infortunio, soprattutto per i ragazzi che
sono stati vicino anche loro, il mister e la società se lo meritano tutti questo gol e questi 3 punti. Abbiamo visto quel cuore in effetti che hai mostrato. Sì, un cuore particolare, sentito, proprio sentito, questa piazza mi ha fatto vivere emozioni, mi dispiace essere stato lontano 2 mesi dal campo, penso di averli ripagati bene, ma non è finita, dobbiamo continuare così, la strada è quella giusta. Oggi però sono 3 punti pesantissimi in una partita forse ancora più complicata di quanto si potesse immaginare. Sì, abbiamo iniziato bene la prima mezz'ora, poi siamo un po' calati, loro sono venuti un po' alti, noi abbiamo fatto fatica a gestire i palloni, e poi siamo rientrati nello spogliatoio, siamo riusciti a parlarne dei problemi e delle cose che dovevamo fare. E l'avevamo studiata bene durante la settimana, infatti il secondo tempo si è visto che avevamo una marcia in più sia fisicamente che tecnicamente. E grande dimostrazione della squadra, partiamo dalle 3 punti fondamentali che ci fanno rimanere lì in alto e dobbiamo continuare così. Una sconfitta arrivata proprio all'ultimo assalto dello Young, però uscita dal campo a testa alta. Sì, io ci tengo solo a dire una cosa, sono orgogliosissimo di questa squadra, di questi ragazzi che stanno combattendo ogni partita, e se combattiamo così per me ci caviamo delle soddisfazioni. Siamo giù in basso, ma non abbiamo problemi. Noi, come ci ha detto il loro preparatore atletico, siamo degli scappati di casa, ma siamo degli scappati di casa con degli attributi, con umiltà, e ogni domenica daremo del filo da torcere a chiunque. Sono sicuro perché stanno lavorando bene tutti. E noi nella nostra umiltà ci andiamo a casa senza neanche un punto, ma se questo è lo spirito ci possiamo divertire. Comunque, bella cornice e purtroppo è andata così. Bravi loro, ma bravi soprattutto questi qui del Granata. Noi non molliamo niente. Ecco, una partita equilibrata sul campo della capolista, avete sicuramente giocato un buon match, avevate trovato anche il vantaggio, poi avevate pareggiato già nei minuti di recupero, prima poi del gol decisivo che ci può stare. Purtroppo fa parte del calcio, fa parte della categoria, ci sta, una disattenzione, non lo so, forse dicono che anche l'arbitro ha allungato il recupero, ma lì con un po' più di cattiveria, un po' più di rabbia, magari la si va a cercare quella palla, la si calcia via coi denti, con le unghie, con qualsiasi cosa per portare a casa un punto che se lo meritavano tutti i ragazzi, perché sono usciti dal campo stremati, avevano trovato il vantaggio come ha detto lei, poi il Sant'Arcangelo l'ha fatto vedere qualcosa giustamente per quello che è stata preparata, noi ci abbiamo messo qualcosa in più, il cuore e l'anima, ma non è bastato, ma dobbiamo partire da queste prestazioni qui.